Non è possibile stabilire una data in cui gli inglesi hanno cominciato a visitare l'Italia. Vi dico soltanto che le spiagge più gettonate sono state sempre quelle dell'Emilia-Romagna e di Sorrento. Edoardo I nacque a Westminster il 17 o 18 giugno del 1239 e regnò per circa 35 anni, salendo sul trono d'Inghilterra il 21 novembre del 1272, dopo la morte del padre, re Enrico I. A lungo andare l'Inghilterra venne occupata da uomini di affari e mercenari che lottavano per denaro. Vivere nel 1400 significava assistere alle lotte quotidiane, quelle vere però, tra i popoli di quell'epoca abbiamo anche i romei che in greco significa romani. Per gli inglesi non era affatto semplice lasciare la loro terra e per sfogarsi scrivevano diari o mandavano lettere ai propri cari. Nel loro tragitto rischiavano di andare incontro a burrasche d'acqua e dai pirati i quali attaccavano senza pietà. Gli inglesi volendo potevano raggiungere l'Italia anche a cavallo oppure a piedi, a condizione che avevano con sé un bollettino di sanità che metteva in chiaro la salute dello straniero. Con il passare degli anni sorgevano i primi posti per accogliere i turisti che si distribuirono tra Torino e Brescia. Nelle tavolate degli italiani, non poteva mancare qualche inglese che restava stupito dalle nostre tradizioni. Il vino e tra la mi bevand preferit vir inglesio. Si vuole un po' di caffè per tenermi sveglio. Imparare non è mai stato così semplice, in questo sito troverete giochi dove si imparano i verbi e tanto altro. Buon divertimento!